Buongiorno, allora tratteremo in questa puntata di Omnibus i due temi principali di cui si discute in queste settimane. Uno di strettissima attualità, perché lo sapete, ne abbiamo parlato anche ieri, riguarda le banche, Banca Etruria, la Commissione, il lavoro che sta facendo la Commissione e le audizioni di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, che sono audizioni importanti perché insomma sono previsti personaggi, esponenti importanti che si sono occupati del sistema bancario. Poi nella seconda parte naturalmente parleremo del lavoro, uno dei temi insieme all'immigrazione di questa campagna elettorale, di fatto già iniziata, anche se le Camere verranno formalmente sciolte, oramai abbiamo capito, i primi giorni di gennaio. Allora cominciamo dalle banche, perché anche ieri è stata una giornata importante in cui di fatto alcuni esponenti chiedono di voler ascoltare a questo punto Ghizzoni, l'amministratore delegato di Unicredit, non tutti perché per alcuni non è necessario, ma insomma vediamo di ricostruire un po' qual è stata la giornata di ieri, poi naturalmente parleremo di quello che può accadere oggi, appunto dovremo capire oggi, almeno da quello che leggiamo dai giornali, se Ghizzoni sarà ascoltato o meno, lo deve decidere il presidente Casini, ma vediamo insomma nel servizio di Giovanni Marinetti un po' com'è andata la giornata di ieri. Possiamo fare una battuta sulla lettera di ieri di Rossi? Buongiorno, buongiorno. La lettera di Rossi, Roberto Rossi, procuratore di Arezzo, già consulente di Palazzo Chigi, che indaga su Banca Etruria, è stata inviata alla Commissione Banche dopo la sua audizione. Nel weekend ci siamo trovati con tutti i giornali e le televisioni che raccontavano che il papà della Boschi non fosse indagato, non fosse tra gli indagati, mentre, come avete potuto vedere voi dalle audizioni pubbliche, tra l'altro non dalle parti segretate, ad una mia domanda il procuratore Rossi risponde facendo cenno con la testa sul fatto che i restanti membri del CDA che non erano indagati per il filone di bancarotta fraudolenta potevano trovarsi in situazione di indagine verso altri filoni. Lei ha detto c'erano circa 14 persone del CDA che non risultano indagate. Rinviate giudizio. Rinviate giudizio. Quindi potrebbero essere indagate. Non rinviate giudizio. Quindi potrebbero essere indagate. Okay. La vicenda semplicemente non esiste. Evidentemente qualcuno del Movimento 5 Stelle o degli altri partiti vogliono continuare a fare strumentalizzazioni su una vicenda chiara. Il procuratore di Arezzo aveva detto tutto quello che doveva dire, come emerge dal verbale della seduta e anche dalle immagini. Ma lo scontro tra PD e opposizioni non si ferma al procuratore Rossi, ma deflagra su Ghizzoni, ex AD di Unicredit. Verrà sentito o no anche lui in commissione? Ghizzoni potrebbe finalmente dirci se effettivamente la Boschi si è interessata, cosa che ha smentito in tutte le sedi, si interessava della banca del papà e cercava in qualche modo un acquirente per evitare che andasse in fallimento e che potesse essere, ora scopriamo, indagato il padre. Perché non era stato deciso prima di audire Ghizzoni? Ma perché il tema di Ghizzoni rispetto a questa vicenda qui della Commissione d'inchiesta è assolutamente marginale. Capisco che appassioni chi non vuole ricercare la verità ma vuole fare campagna elettorale, ma noi stiamo discutendo di crisi bancarie che hanno fatto male a tanti risparmiatori e al Paese, in cui la vicenda della querela Boschi De Bortoli è assolutamente irrilevante e marginale. Finora abbiamo deciso sempre con il consenso unanime e io penso che anche oggi pomeriggio alle 19, questa sera, decideremo con consenso unanime su tutte le audizioni, perché non c'è solo Ghizzoni. In un paese normale Ghizzoni già sarebbe stato audito. Noi siamo qui per pretendere l'audizione appunto di Ghizzoni, vedremo quel che succederà. Io non mi fido di Casini, non mi fido di questa commissione. Noto già che la prosecuzione è il Nazareno. Casini ha chiesto giustamente, e su questo tutta la commissione è stata d'accordo, 24 ore di tempo per provare a comporre una lista che abbia il consenso di tutti. Come non abbiamo posto noi veti, neanche altri ne pongano sui nomi che noi ed altri fanno sulle audizioni.
Beh, noi abbiamo ad esempio chiesto dall'inizio un approfondimento abbastanza serio sulla vicenda delle banche venete, che coinvolga nell'audizione i vertici di quelle banche, alcune persone che sono state nominate nelle parti segretate dell'audizione, che quindi evidentemente non vi posso fare, ma che ritengo sia utile audire, e anche alcune personalità politiche che in quel territorio, diciamo, hanno un ruolo. Noi abbiamo chiesto ad esempio anche l'audizione di Zaia. Io credo che abbiamo fatto scacco a questa commissione perché abbiamo spiegato e fatto capire a tutti gli italiani che ci sono delle reticenze, perché altrimenti saremmo usciti oggi da questa commissione con un calendario ben specifico dove potevate sapere esattamente quando avremmo sentito i nomi più interessanti. Pensate che Ghizzoni è stato proposto da 7 gruppi politici differenti. Allora, erano le 21, dopo le 21 di ieri sera, Giovanni Marinetti ha seguito tutta la giornata, siamo a questo punto. Avete sentito le parti in campo, per il Partito Democratico, per Bocca di Orfini, non è necessario perché appunto il capitolo Etruria, così come anche ha detto Casini, è stato chiuso nel punto della lettera come capitolo, e andare oltre, ascoltare Ghizzoni non sarebbe necessario. Anche per Brunetta, insomma, non è proprio necessario, indispensabile ascoltare Ghizzoni, dice Orfini. Se ascoltiamo Ghizzoni, ascoltiamo a quel punto però anche molti altri esponenti, altre banche, Zaia, ha fatto il nome di Zaia, insomma ce ne sarebbero di altre. Ovviamente si allungherebbero i tempi del calendario, il tempo stringe perché appunto siamo a fine legislatura e non sappiamo se ci sarebbe spazio per tutti. Casini si è preso queste 24 ore di tempo per vedere, insomma, cosa decidere. Allora, buongiorno a Laura Ravetto di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno Andrea Marcucci, Partito Democratico, è presente in commissione banche, sì, giusto? Sì, sì, non c'è sempre un attimo di vero, sì. Buongiorno a Riccardo Maggi dei Radicali Italiani. Buongiorno. Buongiorno a l'autore di questo libro, Sacco Bancario, Vincenzo Imperatore, ex manager naturalmente, quindi esperto del sistema, il grande imbroglio nel racconto di manager, gole profonde e risparmiatori truffati. Poi chiederò naturalmente a Imperatore che qual è questo grande imbroglio che gira attorno non alle banche, forse ai risparmiatori, ma insomma dopo lo vedremo. Allora Marcucci, non è necessario ascoltare Ghizzoni, lei ovviamente è sulla linea di Orfini. Ma io sono sulla linea di Orfini, io sono in realtà sulla linea che la Commissione si sta dando dall'inizio. Noi abbiamo cominciato un lavoro secondo me molto importante. Io ero proprio qua il giorno dopo l'elezione di Casini, diciamo c'era molta ironia da parte di tutte le forze politiche, devo dire anche da parte di voi giornalisti, sulla utilità di c'ero questa... C'ero io, quindi può dire anche no, da voi, parte era, della diciamo abbiamo letto insieme i giornali quella mattina, quindi il riferimento mi permetta... No, ma io mi assumo sempre... Era più ampio, c'era molta ironia sulle funzioni e sull'opportunità di far lavorare in queste poche settimane, pochi mesi, la commissione d'inchiesta. Io sono membro della commissione d'inchiesta, sono anche il primo firmatario del disegno di legge che poi, essendo stato approvato, ha istituito la commissione d'inchiesta. Sembra si stia facendo un lavoro importante su tutto quello che non ha funzionato in questi tanti anni sul sistema bancario e finanziario del nostro paese, che ha portato a tante, troppe crisi, che ha messo in difficoltà il paese, moltissimi risparmiatori, e anche ha fatto sparire alcune istituzioni importanti. Se sono stati dati dei metodi e su quelli, diciamo, si sta lavorando. Ovviamente il tempo è ristretto, lo diceva, mi sembra che su questa vicenda dell'Etruria, i cui contorni sono stati abbastanza definiti, oggi si voglia, per motivi chiaramente elettorali, prima sentivo un palese conflitto di interessi, eccetera, eccetera, si vuole andare ad ascoltare Ghizzoni, poi la Boschi, poi altre situazioni, eccetera. Non è lo stesso modo col quale si è proceduto, lo diceva Orfini, sulle Venete, dove l'impatto, il contatto, il rapporto emerso in commissione d'inchiesta, ma anche nelle indagini, con il mondo della politica, quella vera,
Voglio dire, mi sembra che sia molto più rilevante. Dopodiché io penso che il dottor Boschi, se ha sbagliato, debba essere punito, debba essere perseguito, sì. Se non ha sbagliato debba essere assolto. Sì. Io credo che l'onorevole... Però se non ascoltiamo Ghizzoni non lo sapremo mai. Beh, non lo sapremo mai, ci sono querele in corso, ma... mi sembra... No, no, per me, ma diciamo, per me Ghizzoni si può... Non lo so se no, su Ghizzoni no, ci... Stava finendo una frase. No, su Boschi. No, credevo... Quindi al netto del rapporto sulla con Ghizzoni, Boschi ci sono magari... indagini, no, su Ghizzoni... Papà, su... magari ah, non lei sappiamo, diceva, per me chiedo Ghizzoni scusa, si può... Quindi, dico, per me Ghizzoni, la posizione del Partito Democratico... Si può anche ascoltare, però non è dirimente, dice lei. Non è dirimente, si può ascoltare, però si deve usare lo stesso processo, lo stesso metodo... Anche per gli altri. Certamente, non è che l'onorevole dice no... Ghizzoni sì e tutti gli altri... In Banca Veneto, Vicenza, siccome... tocca qualcun altro in maniera molto più diretta, perfetto, molto più forte, allora no, allora, io credo che si debba fare un lavoro serio sul sistema, io sul sistema, su tutto quello che è successo compatibilmente con i tempi. Dopodiché presidente Casini mi sembra lo stia dimostrando con la tenacia con la quale sta portando avanti il lavoro di questa commissione e con la profondità anche delle audizioni che stiamo facendo, degli interrogatori che stiamo facendo, voi prenderà deciderà, le sue decisioni deciderà. E noi prenderemo allora, atto. Allora Ravetto dice il PD ascoltiamolo, però a questo punto siccome no, il lavoro non ha detto ascoltiamo, ha detto non ascoltiamolo. No, lui adesso va ma è l'ufficio di presidenza. Beh, ma in ufficio, poi bisogna guardare l'ufficio punto, di presidenza siccome il lavoro lo successo. Stiamo facendo sul sistema, ascoltiamo sì. Anche Zaia, Zonin sì, e sì, tutta ma una io, serie di secondo me guardi della trasparenza non bisogna aver paura. Quindi proprio per qualunque banca. Però voi vi siete dichiarati contrari? Se posso intervenire, se posso parlare. Io sto parlando anche a titolo personale, non è esattamente così. Nel senso che quello che ha detto Brunetta è un'altra cosa. Non ci devono essere veti da parte di nessun gruppo. Per cui ognuno fa le sue proposte e poi si decide tutti insieme, come si fa in qualunque commissione. Io non sono in commissione banche, ma sono presidente di commissione di Schengen, da noi si fa così. Allora, il tema vero è, ma c'è stato un ostruzionismo da parte del PD a sentir Ghizzoni o no? C'è stato un veto o no? Perché questo chiaramente farebbe sembrare la cosa un po' opaca. Io dico che sarebbe controproducente per loro, perché se nessuno ha niente da nascondere lo ascolta. Al netto di questo, sono d'accordo con Mucchetti quando sento dire che probabilmente il punto politico non è lì. Ma perché infatti guardiamo che cosa succede intorno. Cioè io che cosa voglio sapere di Banca Etruria, ma come delle altre banche? Io voglio sapere chi è stato finanziato da queste banche. Perché lo voglio sapere? Perché voglio essere sicura che si scongiuri lì l'ipotesi di conflitto di interessi. Cioè voglio essere sicura che fossero imprenditori, società, aziende che nulla avevano a che vedere col consenso politico. Questo è il punto politico. Quindi io fossi nella commissione d'inchiesta... Etruria e le altre. Ma Etruria di tutto ho detto. Non ho detto tutte. No. Guarda, avete paura di questo? No, l'abbiamo chiesto, ce l'abbiamo questi ma dati. Ma non è così, perché io ancora, io ve lo dico da utente esterna, perché non sono di commissione, io voglio vedere io vorrei vedere l'elenco. Io una commissione d'inchiesta così vorrei vedere l'elenco dei finanziatori, di tutte le banche, però chiaramente no, qua ci sono stati dissesti importanti, soprattutto di quelle che hanno avuto dissesti importanti, stiamo dimenticando MPS. Io non la voglio dimenticare. Io vorrei l'elenco di quelli che hanno avuto dei debiti che poi hanno portato anche a delle situazioni di disavanzo probabilmente per le banche ed essere certa che quei crediti fatti dalle banche, non probabilmente, poi lo spiegherà meglio Imperatore, certo. Che quei crediti fossero. Quindi, ripeto, le commissioni d'inchiesta si fanno per una questione di trasparenza. Non mi piace l'uso politico da parte di nessuno, neanche dei 5 Stelle quando dicono si vede già il Nazareno, ma no, Forza Italia ha voluto fortemente questa commissione d'inchiesta. Ripeto, non ci fa propaganda elettorale, quindi sono d'accordo con Mucchetti, l'incontro, non l'incontro. Probabilmente non è questa la parte di rimente, salvo che la sinistra ci ha sempre insegnato per 20 anni che il conflitto di interesse guai su qualunque cosa e poi sento Orfini dire che effettivamente questa è una cosa assolutamente rilevante. Va bene, secondo me il PD sta facendo un altro errore, ha fatto un altro errore ed ha aperto la strada ai 5 Stelle. Dopo aver sentito Rossi hanno gridato tutti al visto? Ha detto che tutto a posto, in Etruria non è successo niente, quando tu fai così e quindi tu fai un altro tipo di strumentalizzazione politica, cioè utilizzi una commissione per dire noi siamo puri, chiaramente c'è sempre quello che si sente più puro di te che te pura, quindi hai la risposta del 5 Stelle che ti viene addosso. A me piacerebbe che questa fosse una commissione che rimane nell'alveo dell'indagine tecnica parlamentare. Perfetto. No, solo una precisazione, in realtà noi abbiamo chiesto e ottenuto l'elenco per le singole banche, quindi per la Vicenza, la Veneto, il Monte dei Paschi, sì, l'Etruria e le altre tre banche. Sì, però... Dopodiché
per motivi normativi di legge sul segreto bancario, i procuratori hanno chiesto che questi nomi per ora siano lì, ma noi li abbiamo di tutti, quindi l'azione di indagine, di approfondimento della Commissione è andata esattamente nella direzione, e l'abbiamo proprio chiesto noi. Però c'è un tema. Per Montepaschi, sono stati pubblicati. Esatto, stavo dicendo questo. Come mai sono stati pubblicati solo di alcune banche? Questo volevo arrivare a dire. Oggi ci sono delle parti pubblicate parti segretate. Però che su alcune banche non si è visto niente. Ma c'è Brunetta in commissione, come ci sono io. Sì, ma i giornalisti, penso che Brunetta faccia le cose giornalistiche. Ora che i giornalisti sulla vicenda delle banche siano vicini al Partito Democratico, mi sembra veramente un'illazione. Però è strano che sulle banche vedete non esca niente su Etruria. Però è strano che sulle banche la commissione deve lavorare a tutto campo su tutte. La situazione è molto confusa, e anche da quello che stiamo vedendo qui, quello che a me sembra più grave è che un cittadino che si aspetti dai lavori di questa commissione una parola di chiarezza, di verità, non l'avrà. Resterà deluso, perché è una commissione cui lavori entrano nel vivo nella fase elettorale, e quindi inevitabilmente la sua attività, no? Con la fine della legislatura. Ma inevitabilmente quello sarà il teatro, è già il teatro di uno scontro elettorale in cui ogni questione, anche l'elenco delle audizioni, diventa inevitabilmente uno strumento di campagna elettorale o di pre-campagna elettorale. Però qualche risultato la commissione inizia a farlo verificare. Quantomeno il teatrino a cui si sta assistendo tra gli scontri e il rimpallo tra Banca Italia sulle responsabilità fa emergere comunque. Ma questo è chiaro, io penso che è plausibile che ci sia stato un difetto di vigilanza da parte di Banca Italia. Dobbiamo anche dirci che rispetto a qualche anno fa è un fatto che rassicura di più, almeno per come la vedo io, che ora la supervisione, almeno sulle grandi banche, sia di competenza della BCE, cioè ci sia una maggiore distanza tra controllore e controllato. Proviamo a guardare questi elementi, strutturali del sistema, perché altrimenti restiamo sempre nello scontro elettorale. Il cittadino che deve capire da questa cosa che sta accadendo lì? Capisce sì che ci sono stati dei problemi, certo, da più parti, più responsabilità, mancanza di supervisione. Autonomo il sistema non è, autonomi non sono quelli che devono controllare, e resta tutto così. Più Europa, visto che noi stiamo lanciando questo anche nel sistema bancario, a mio avviso fa bene. Però si tratta di una commissione d'inchiesta. Ecco. In questo momento qua lei sta facendo riferimento a una riforma legislativa che dovrebbe riguardare la tutela del risparmiatore, che dovrebbe riguardare la rivisitazione del diritto penale dell'economia, perché io l'inasprimento delle pene nei confronti degli amministratori che hanno prodotto quegli... Non ho fiducia in una commissione d'inchiesta, i cui lavori entrano nel vivo a 4 mesi dalle elezioni. È importante sentire Ghizzoni, ovviamente, per quello che riguarda quel capitolo. È importantissimo sentire Ghizzoni, perché al di là dell'aspetto politico, io sentirei Ghizzoni non solo per Etruria, ma anche per farci chiarire un po' tutto ciò che è avvenuto in Unicredit. Non dobbiamo dimenticare che Ghizzoni è l'amministratore delegato di Unicredit, rimosso in 24 ore con l'arrivo di Mustier, che ha portato il titolo di Unicredit da 7 euro a 1,20 euro. E Ghizzoni ha prodotto uno scempio gestionale all'interno della prima banca sistemica del nostro paese, che ha necessitato di 13 miliardi di euro di capitalizzazione, che ha 4.000 esuberi, che deve chiudere 800 filiali. Chiamiamo Ghizzoni non solo per Etruria, ma anche per raccontarci un po' ciò che è avvenuto in 15 anni in Unicredit. Ecco. Tutto torna, Ghizzoni torna, utile anche al discorso che riguarda il sistema bancario. Io mi permetto di sottolineare, in realtà i risultati, io non sono affatto d'accordo sull'analisi, certamente... Partivamo un anno prima, la mia proposta di legge è molto precedente, era molto meglio, avevamo più tempo, non avevamo la necessità di selezionare le audizioni, gli interrogatori, gli approfondimenti. Però quello che è emerso su tutte le situazioni di grave crisi che alla fine hanno penalizzato i correntisti, ma anche il paese nel suo complesso, è molto evidente. Il sistema è sempre lo stesso, i meccanismi sono sempre gli stessi, il cortocircuito
qualche volta voluto, qualche volta no, tra Banca Italia e Consob, i meccanismi delle porte girevoli, i meccanismi delle consulenze a persone collegate alla politica e i passaggi che stanno emergendo. Dopodiché arriveremo a un altro... I meccanismi della presenza di ex funzionari di Banca d'Italia... Le porte girevoli voleva dire questo, allora, chi andava a fare l'ispezione casualmente un anno dopo, sei mesi dopo diventava consulente o dirigente, e questo diciamo riguarda anche livelli estremamente importanti, le azioni che si dovevano... Il fatto sull'Etruria che la Vicenza era stata segnalata come l'unica banca ad alto, a elevato standing per poter fare la fusione, e la Vicenza era in condizioni peggiori dell'Etruria decisamente, e questo è stato il suggerimento di Banca Italia. Cioè, queste sono cose poco importanti per i consumatori. Assolutamente, la commissione d'inchiesta suggella 15 anni di malagestio bancaria. Diciamo, suggella nel senso scopra, che, diciamo così, suggella nel senso che, suggella nel senso che ora si sta facendo un'autopsia, cioè i morti sono già morti e stiamo semplicemente cercando di analizzare le cause perché sono morti. Piuttosto mi soffermerei sul perché non sono state fatte le diagnosi e le prognosi. Cioè, quando qualcuno denunciava ciò che avveniva nel sistema bancario, nessuno, anzi... Veniva deriso, veniva tacciato di opportunismo, di complottismo... Dobbiamo capire se è stato un suicidio assistito, ecco. Andiamo in pubblicità, tema, poi ci torniamo. Tema, diciamo, tema all'ordine, del, all'ordine giorno. Del giorno oggi. Allora, è vero, il sistema bancario, la commissione che deve indagare su tutto quello che è successo attorno ad alcune banche, non solamente Etruria, però c'è sicuramente un punto che è il punto di questi giorni, poi è inutile nascondersi dietro a questo e Marcucci lo sa, è il punto che riguarda quello che avrebbe o non avrebbe chiesto l'allora ministro Boschi a Ghizzoni. Allora, ve lo ricordo, perché questo era il nodo poi anche di quello che ha scritto Ferruccio De Bortoli nel suo libro, De Bortoli che l'altro ieri è stato appunto fatto oggetto di azione legale civile da parte della Boschi. L'allora ministra delle riforme nel 2015 non ebbe problemi a rivolgersi direttamente all'amministratore delegato Unicredit. La Boschi chiese quindi a Federico Ghizzoni di valutare una possibile acquisizione di Banca Etruria. La domanda era inusuale da parte di un membro del governo all'amministratore delegato di una banca quotata. Ghizzoni comunque incaricò un suo collaboratore di fare le opportune valutazioni patrimoniali e poi decise di lasciar perdere. Questo è quanto scritto nel libro di De Bortoli. Ghizzoni non ha mai smentito quella ricostruzione. Il 15 maggio concede addirittura alcune dichiarazioni a Repubblica e dice: se mi convocheranno parlerò alla commissione di inchiesta in Parlamento, non sui giornali, risponderò ovviamente a tutte le domande che mi faranno. Marcucci, se lo chiamano, certo, è obbligato, assolutamente, per il codice penale. Ma ce la vogliamo togliere definitivamente da questa roba su Banca Etruria, ascoltando Ghizzoni su questo punto? Perché in politica esistono naturalmente anche delle ragioni che sono le ragioni di opportunità. E forse sapere se... Io credo che sulla pelle degli italiani, dei risparmiatori, di tutto il sistema, le ragioni di opportunità dovrebbero essere lasciate da tutti, e nel momento in cui si entra in quella commissione si dovrebbe solo avere a cuore di svolgere il nostro mandato, che è capire cosa è successo in questi 20 anni, come mai il sistema bancario italiano ha avuto il collasso che ha avuto, chi ha le responsabilità rispetto a questo. E questa vicenda specifica mi sembra che non entri in questo ambito, non entri affatto in questo ambito. Dobbiamo perché chiedo scusa, responsabilità. No, in parte lo stiamo chiedendo, lo stiamo anche capendo, e credo stia capendo anche l'opinione pubblica. Dopodiché ribadisco, io credo sia anche una questione di metodo e di trasparenza. Credo che si debba agire nello stesso modo sulla Banca di Vicenza e i suoi rapporti strettissimi con la politica, sulla Veneto Banca, i suoi rapporti strettissimi, sul Monte dei Paschi, sulla Banca Etruria e su tutti gli altri. Abbiamo il tempo per farlo in maniera adeguata. Bisogna fare invece una scelta opportunistica per motivi giornali. Può darsi, abbiamo presidente autorevole, sta facendo e guidando bene questa commissione, mi sembra con la fiducia di tutti. Io sono contento di come stanno proseguendo i lavori, vedremo quale sarà la proposta. Io, per me, diciamo, da questo punto di vista non c'è nessun problema.
Bisogna dire però la verità, cioè anche voi non potete non dire la verità rispetto a questa vicenda, cioè questa di Ghizzoni è una questione che è al di là del mandato e della missione di questa commissione, è successiva, è diciamo nella fase dove la crisi bancaria dell'Etruria, e lì voglio andare a vedere le responsabilità di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, incluso il Vicepresidente per quegli 11 mesi, e se ci sono delle responsabilità noi faremo in modo, o almeno auspicheremo e chiederemo con forza, che ognuno che ha delle responsabilità le paghi direttamente sulla propria pelle, non ci saranno sconti per nessuno, e il governo Renzi l'ha dimostrato, perché sull'Etruria è stato particolarmente celere nel prendere provvedimenti e di porre tutta la governance di quella banca di fronte alle proprie responsabilità, e l'ha fatto con grande decisione, quindi non mi sembra che ci sia quell'aspetto. Ce n'è un altro di valutazione politica generale, abbiamo apposta l'ufficio di presidenza che farà le proprie valutazioni. Allora, imperatore, ci stiamo davvero avvitando attorno a questo caso Etruria, Boschi, Ghizzoni, troppo? Perdendo l'obiettivo. Se il caso Boschi, Etruria è tutto ciò che la commissione bicamerale sta producendo, può essere strumentale per far emergere quanto è successo nel sistema bancario, non solo Etruria, le due venete, le quattro banche fallite, ma in tutto il sistema bancario. Ciò che tento da più di quattro anni di denunciare è che era tutto il sistema bancario che adottava politiche commerciali aggressive, era tutto il sistema bancario che ha manipolato i profili di rischio. Parliamo di risparmiatori, era tutto il sistema bancario che ha prodotto i cosiddetti bundling, cioè ti do un finanziamento ma devi comprare le azioni della banca. Operazioni baciate. Le operazioni baciate, o in inglese bundling, sì, sì, insomma l'accoppiata. Era tutto il sistema bancario, almeno le principali banche del sistema che hanno venduto i diamanti come prodotti di investimento e hanno ricevuto una multa di 15 miliardi di euro due settimane fa. Quindi se la commissione bicamerale serve a fare emergere una metodologia di gestione che per 15 anni ha caratterizzato tutto il sistema bancario, ben venga. Se poi si deve strumentalizzare dal punto di vista politico, perché in Banca Etruria c'era il papà della Boschi, piuttosto che il Monte Paschi di Siena era vicino, eufemismo, al PD, allora è un altro discorso, diventa un affare meramente politico. Ma se emerge che gli amministratori sono stati scellerati per oltre 15 anni, che gli organi di vigilanza erano collusi con le banche o quantomeno impreparati, perché qui dobbiamo porre due limiti a ciò che è avvenuto nelle banche, o gli organi di vigilanza non hanno visto perché sono impreparati ad affrontare quel tipo di manipolazione dei bilanci, quel tipo di strategie commerciali perverse, molto lucide, o altrimenti c'è collusione. Il teatrino a cui stiamo assistendo in commissione bicamerale, noi Banca Italia, io te l'ho detto, no tu me l'hai detto ma me l'hai scritto male perché non l'ho capito. Ho capito, però Maggi, mi scusi, lo chiedo a lei, c'è il tempo di fare tutto questo? No, è questo che avrei detto, perché, cioè tutta questa cosa veramente ma davvero importante. Ma noi a che conclusioni arriviamo tra meno di un mese? È importante perché su queste questioni si fonda poi la credibilità delle istituzioni e la credibilità, diciamo, di un sistema, cioè dei meccanismi che evidentemente già è in grave crisi, che tutta questa impresa, che dovrebbe avere il tempo, no? Quindi anche il tempo per cui le parti politiche riescono a trovare un equilibrio per capire che l'interesse comune è quello di restituire credibilità al sistema, questo dovrebbe avvenire in un mese, in 20 giorni. Sì, però neanche fare i benaltristi. Allora, cioè, premesso che secondo me, scusami, spiegatelo perché sì, come però, oggi premesso che secondo è me e purtroppo il capitale vero delle banche è la fiducia, e un po' se già si è persa con tutti questi casini cui hanno assistito i consumatori. Premesso che qua, oltre a occuparci della famiglia della Boschi, mi interesserebbe di più che ci occupassimo delle famiglie di quei risparmiatori truffati, perché i risarcimenti non sono stati fatti adeguatamente da questo governo, perché sono fatti per l'80%, sono fatti su limiti ben precisi, e in alcuni casi non sono stati proprio fatti. Quindi io credo che la politica dovrebbe occuparsi più di questo. Una roba è la commissione d'inchiesta e invece non se ne sta occupando.
occupando, il governo, chi sta al governo, però neanche troppo ben altrissi, nel senso, probabilmente è vero, la commissione inchiesta è tardiva, si figuri, anche noi la chiediamo da anni con Brunetta, però almeno si è fatto qualcosa che sta facendo, secondo me, emergere dei punti, perché sennò a gridare sempre si poteva far di più, non si inizia mai. Poi magari sarà cura della prossima legislatura, perché è vero che le commissioni d'inchiesta chiudono con la legislazione in essere, ma nessuno impedisce di continuarle quella dopo, quindi si ricostituisce la commissione d'inchiesta. Guardi, io penso alla CIE, che è quella che si occupa dei centri di rimpatrio, dei centri di accoglienza, che poi è speculare un po' la mia di Schengen, è stata rinnovata, si può benissimo rifare con questa commissione. Il problema questa è se questi punti emergono e poi non accade nulla, il problema è se questi punti emergono, quindi nulla, si ha un quadro di una gravità diffusa e non accade poi nulla. Io invece nulla. Credo, questo spezzo una lancia a favore di tutti con le commissioni d'inchiesta, che invece secondo me stanno lavorando bene. Io sono sempre diffidente sulle commissioni d'inchiesta, ho sempre paura che siano cose fatte per insabbiare, sono sincera, perché secondo me la magistratura deve fare queste era cose. Era diffidente anche Casini prima. Sì, perché la magistratura deve fare queste cose come in primis, però mi sembra che stiano facendo un lavoro. La differenza tra il lavoro della magistratura e il nostro è che dal nostro lavoro deve emergere un quadro di insieme, certo, di problematiche complessive. Ora, io sottolineo, poi magari passiamo ad un altro argomento, però io sottolineo un tema rilevantissimo che è quello dei meccanismi che si sono sviluppati nelle banche in questi 10 anni. Cioè, c'era un processo per cui Banca d'Italia, Consob facevano le ispezioni, erano ispezioni fatte in un certo modo, abbiamo capito, poi davano delle prescrizioni, obbligavano a fare degli aumenti di capitale, gli aumenti di capitale venivano fatti, però bisognava farli assorbire dal mercato, quindi c'era di fatto tutto un processo complessivo dai vertici del sistema di controllo, ai vertici delle banche, fino allo sportello e quindi al risparmiatore, dove tutti, coscienti o meno di fare un reato, facevano parte dello stesso grande gioco dell'oca, dove alla fine la necessità era quella di risolvere il problema. Poi magari speravano che l'economia ripartisse, che assorbisse i debiti. Cioè, io non credo ovviamente che auspicassero. Erano visioni a breve termine. A breve termine che andavano a intercettare quei problemi, ma le visioni a breve termine soprattutto provenivano dal vertice del sistema. Ma eviterei di utilizzare l'imperfetto, no, c'era. Nel libro abbiamo fatto alcune inchieste su... È un augurio, diciamo. Ecco, allora, il sistema bancario italiano. Diciamo che è un augurio. Alcune inchieste su banche che ancora oggi adottano alcune, come dire, strategie aggressive, e le ispezioni di Banca d'Italia, ne abbiamo la prova, non rilevano quanto un semplice... giornalista d'inchiesta riesce a rilevare attraverso fonti, documenti e rivelazioni che un insider produce. Allora, è in preparazione degli organi di vigilanza o c'è qualcos'altro? Forse c'è anche una normativa che va modernizzata e che va modificata, forse. No, c'è anche questo. Le leggi in Italia sono sempre però noi abbiamo permesso con le normative vigenti a fare un giochino di ruolo tra Consob, Banca d'Italia e BCE, che secondo me le leggi non devono permettere. La normativa di tutela del risparmiatore che abbiamo in questo momento è avanzata e forse è la più tutelante in assoluto che c'è nel mondo occidentale. Appunto. Il problema è che, fatta la normativa, si riesce, come dire, ad evitarla o adottando strategie particolari. Il falso in bilancio delle banche è un fatto oggettivo. L'acquisto da parte di Intesa San Paolo delle due venete è la conferma che il bilancio delle due venete era falso, perché Intesa ha detto: io l'acquisto, me la cedi a un euro, ma l'acquisto ha spiegato il perché. A condizione che tutti i crediti che tu attualmente hai in bonus nei tuoi, cioè tutti i crediti che tu ritieni che siano sani, per me non sono tali, dopo aver analizzato bene i bilanci, e mi dai un lasso di tempo entro il quale, se questi crediti passano ad essere crediti deteriorati o a contenzioso, tu me li paghi. Significa, io ho visto che quei bilanci erano falsi. Questa situazione non è solo presente nelle due banche venete, è presente nella maggior parte delle banche italiane. La situazione dei crediti deteriorati è solo la punta di un iceberg che non viene fatta emergere, perché quei crediti ancora messi, in gergo si dice, in bonus nel bilancio, cioè sono malati,
ma sì, li tengo ancora, li segnalo ancora come perché crediti. Penso di recuperarli. Non solo penso di recuperarli, perché pago gli accantonamenti, certo, se io giro, certo, a contenzioso quei crediti là. E quindi significa minori, maggiori perdite o minori utili delle banche. In questo si dovrebbe entrare immediatamente, cioè inasprire le regole di controllo e andare a verificare. E il controllore allora? Però allora il problema, come veniva segnalato, di controllore. Accertato che il management bancario ha utilizzato queste, sì, strategie. E questo deve essere... le popolari, la riforma dei popolari, secondo me quando si dice che niente è cambiato non è vero, perché la riforma dei popolari, abbiamo visto come il problema sulle popolari fosse più forte che sul resto del sistema, proprio perché c'era un meccanismo di governance che era comunque molto ristretto, senza ricambio, sempre all'interno dei soliti, sì, è legato noti. Alla politica dei territori. È molto legato alla politica, sì, dei territori. No, infatti non criminalizziamo tutto il sistema, perché le banche sono un elemento, sì, essenziale del, sì, nostro, non criminalizziamo sistema, il sistema, però poi salviamo le poche. Sono elemento essenziale. Non criminalizziamo, perché è un sistema salviamo essenziale. Salviamo le poche. Le posso fare una domanda? Ma sì, come mai, per esempio, MPS ciclicamente si è trovata e si trova a vivere, diciamo, dei percorsi che si ripetono, no? E poi scopriamo sempre che dopo, insomma, non, abbiamo bisogno di una commissione di inchiesta per domandarci come mai, no, un istituto che le ho appena citato ciclicamente ripercorre, no, sempre la stessa strada. Una delle equazioni che emergono dal nostro libro di inchiesta è che laddove ci sono stati dei crack c'è sempre un intreccio perverso tra politica e finanza, e chiamiamoli interessi personali, poi la chiami massoneria, la chiami assolutamente, chiamiamoli interessi personali. Abbiamo trovato anche dei conti correnti con qualche decina di milioni di euro di dirigenti del Monte dei Paschi che facevano la cresta sui prestiti che davano ai, certo, grandi clienti, voglio dire. Insomma, però sul controllore, ritornando sulla questione da lei posta sul controllore, ciò che emerge dal libro, e ci sono documenti forniti da manager apicali di alcune banche che hanno deciso di voler parlare, okay? Emerge che esiste un controllo solo formale, carte a posto, c'è, cioè, il cosiddetto piano di risanamento. Abbiamo un documento inedito che Banca d'Italia o BCE consegna ad una banca su cui ha dei sospetti, come dire, nella gestione di irregolarità, che è una sorta di autocertificazione della propria gestione. Quindi io dico, benissimo, nei prossimi 3 anni farò questo, questo, questo per mettere a posto i miei conti. Dopodiché Banca d'Italia sta a posto perché ha ricevuto il documento che si chiama piano di risanamento. Se poi quella banca fallisce, probabilmente c'è qualche amministratore delegato che viene cacciato, ma i risparmiatori perdono i soldi. Quindi siamo a controlli, rispondo alla sua domanda, solo ed esclusivamente formali. Nulla di sostanziale attualmente. Lei è stato 22 anni manager bancario, no? Sì. Ecco, adesso che cosa fa? Adesso faccio il consulente di direzione. Quante ne ha viste? Tantissime, tantissime. Quante ne ho viste, ma quante di queste strategie mi hanno visto partecipe? Mi hanno visto, perché gli input dal top management erano questi. Le hanno mai chiesto di vendere appunto dei prodotti? Tantissimo. Diamanti, polizze assicurative, derivati. Lo faceva? Certo. Se non lo facevo ero fuori dal sistema. Consapevole che stava facendo un danno alla persona, tutti, che aveva davanti. Consapevoli tutti, tutto il sistema. Ma tra l'altro ci iniettavano delle siringhe di consapevolezza sociale su quanto stavamo facendo. Glielo spiego meglio. Signori, bisogna fare questo. Questa è la strategia da adottare. Se qualcuno si permetteva, e questo è stato anche il motivo della mia fuoriuscita poi dal sistema, qualcuno si permetteva di dire avrei pensato, la risposta del direttore generale è stata al sottoscritto: qui si viene pensati, a pensare ci pensiamo noi, non si può fare marcia indietro, altrimenti fai 8 passi indietro, altrimenti non fai carriera, vieni relegato ai margini, inizia un'azione di mobbing nei tuoi confronti. Quindi non criminalizziamo i direttori di filiale, non criminalizziamo i consulenti che stanno nelle banche, che sono solo ed esclusivamente delle pedine che non possono sottrarsi a un'azione. Non li criminalizziamo, ma non li assolviamo. Assolutamente, neanche, assolutamente. Non li criminalizziamo, non li assolviamo, e si parta da quei funzionari, se vogliamo iniziare a fare denunce, perché quei funzionari...
quando sono stati chiamati davanti ai tribunali a rispondere alla domanda, lei effettivamente ha fatto questa manipolazione? Ha detto sì, ho fatto questo perché ricevevo questa istruzione. E quindi inizia un processo di responsabilizzazione anche dei vertici. È chiaro che l'ultimo che vede il risparmiatore è il responsabile di sportello. L'ultimo è il consulente. È lui che manipola il profilo di rischio. Non l'ha manipolata sicuramente l'amministratore delegato. Ma quei crediti, e ritorniamo a quei crediti superiori a 500.000 euro, e nel libro c'è un'inchiesta approfondita, sono facoltà dei consigli di amministrazione. Certo. Non li eroga il funzionario di sportello. Ma lei che è stato dietro quello sportello oggi, un risparmiatore, cosa direbbe? Come si difende da uno che va e... probabilmente si fida anche, no? Perché quando uno va in banca è come quando va dal medico di fiducia. La Ravetto prima ha detto è stato perso completamente il capitale di fiducia nei confronti del sistema. Sì, ma non ne sono contenta, perché ripeto, anche perché la generalizzazione non è mai positiva. Si fidava tantissimo. Oggi entra con un corpetto antiproiettile, diciamo così, un po' più robusto rispetto a prima, non si genuflette più nella cattedrale, perché si entrava in una sorta di cattedrale e ci si genufletteva davanti al sacerdote, che era il funzionario piuttosto che il consulente. Oggi c'è più consapevolezza, probabilmente c'è anche maggiore sviluppo di etica all'interno del sistema bancario, del sistema bancario, ma ho notizie certe di una banca sistemica che ancora oggi utilizza le stesse pressioni commerciali, lo stesso atteggiamento push, come si dice nel genere, per vendere prodotti che i clienti non... Perché in banca i prodotti non si comprano, in banca si vendono prodotti. Certo. Lei è mai entrata in banca e ha detto io vorrei comprarmi questo prodotto? No. Sono sempre stata chiamata. Che perfetto, lei entra e qualcuno le vende quei prodotti là. Continua ad esserci questo tipo di atteggiamento. Ci sono state operazioni dove a un imprenditore che aveva bisogno di 1 milione di euro per andare avanti o fare investimenti con la propria azienda, veniva obbligato. Gli davano invece che 1 milione, 1,5 milioni o 2 milioni. E con il surplus veniva obbligato a comprare azioni o bond di quell'istituto che, quando è fallito o comunque è andato in default il sistema, ovviamente valevano zero. E gli hanno chiesto le garanzie aggiuntive. Io l'ho raccontato. Questo è il sistema delle banche. Responsabilità. Ho fatto 3 aumenti di capitale nella mia banca. Al terzo aumento di capitale arriva una lettera da parte dell'amministratore delegato: scendete in campo tutti i manager, andate a convincere gli imprenditori che, così come li abbiamo aiutati noi a dare i finanziamenti, ora loro devono aiutare noi a comprare le azioni. Ma questo è già meglio. No. Questo significava, sì, però, insomma, significava pressione psicologica nei confronti di una persona che è down, un imprenditore ha bisogno del finanziamento, del fido per continuare, e tu utilizzavi questa leva, come dire, sei obbligato ad acquistare. Ma come ci si difende? Noi pensiamo a Banca Italia, ci si difende dicendo no 3 volte. Ci si difende essendo più informati. E questo sicuramente, adesso però da, come da sospetto maggiore, che poi si riesce sempre a trovare. Però siccome, ripeto, siccome è un dato di sistema, quello che, ma non in queste settimane, perfetto, insomma, negli ultimi anni sta emergendo rispetto al sistema bancario, anziché trascorrere i prossimi 20 giorni utilizzando a fini elettorali, ed è naturale che questo avvenga, quello che è stato detto ieri, quello che verrà detto oggi o quello che sarà detto domani in questa commissione, un impegno serio delle forze politiche dovrebbe essere quello di dirsi: nella prossima legislatura questo lavoro riprende, e questo sarebbe rispetto ai cittadini, detto in maniera bipartisan, detto da tutti, sarebbe un modo per utilizzare di meno strumentalmente la questione. La cronaca offrirà sicuramente altri argomenti per ritornare nella prossima legislatura. Ma la cronaca è una posizione politica, una posizione molto forte di tutti. Ci sta dicendo che c'è qualcosa che accadrà. Ma ci sono altre banche che già manifestano segnali. E l'altra questione per cui è importante fare chiarezza, ma per fare chiarezza davvero serve tempo, è che ad esempio da tutta la vicenda Montepaschi esce fuori, cioè dai beneficiari di quei prestiti assolutamente folli, esce fuori uno spaccato del, diciamo così, del capitalismo italiano, no? Del tessuto produttivo italiano, cioè completamente inquinato, perché lì ci sono dentro aziende municipalizzate, aziende miste, aziende in parte, l'immobiliarista non manca mai.
che gli immobiliaristi non mancano mai, tutte cose che hanno inquinato settori economici del nostro paese. Ma impedendo che quelle che invece sono forze produttive più sane potessero avere delle opportunità, perché è evidente che hanno inquinato tutto. Per questo è importante fare chiarezza, ma ripeto, per fare chiarezza serve un minimo di tempo e anche di tranquillità. Queste cose di solito si fanno alla fase iniziale della legislatura, non a fine legislatura, non negli ultimi 20 giorni. L'importante è che prosegua. Non volevano neanche far questo. Allora, grazie a Imperatore, adesso andiamo in pubblicità e poi parliamo di lavoro, che appunto dovrebbe essere quello grazie che ci consente poi di mettere i nostri risparmi da qualche parte, in di banca. Produrli. Di produrli. Grazie, Imperatore. Grazie a voi. Viene messo un annuncio online. Cerco camerieri e cuochi per una catena di pizzerie. A rispondere sono in 23 ragazzi. Ed eccoci pronti per i colloqui. Li facciamo affiancando Francesca, la responsabile di Trapizzino. L'età media è 23 anni. Quanti ne hai? 100. Quanti ne hai? 18. 19. Quanti ne hai? Quanti ne hai? 33. C'è chi arriva accompagnato. Posso chiamare la mamma? Oh no. Ma generalmente li facciamo individualmente. Ok, grazie. Se non le dispiace, no, ma a quarto d'ora glielo liberiamo. E chi senza curriculum? Hai per caso portato il tuo curriculum? No. No? D'altra parte, in certi casi il curriculum è meglio non mandarlo proprio. Fra le competenze di questo candidato c'è servire ai tavoli, controllo dei frighi, la pulizia della sala e anche il controllo dei magazzini. Ma c'è pure chi ci dà clamorosamente buca. Salve, guardi, io sto tornando indietro perché non so dove fare. Quindi mi sono poco aperto e sto pure senza benzina. E c'è chi un lavoro ce l'aveva, ma l'ha lasciato. Ho fatto la maestra asilo per pochissimo tempo. No, è assurdo come lavoro, sono anche bambini molto impegnativo a livello mentale. Ho fatto qualche lavoretto tipo nei bar, nei ristoranti, però ho capito che non è la cosa per me, perché gli orari sono pesanti, i turni sono sempre uguali. Ho cominciato a lavorare a Ivelo, solo che poi ho deciso di andare in vacanza perché ci dovevo andare. Caspita, però era un buon posto di lavoro Italy. Era ottimo, anche la paga era abbastanza buona. Cerchiamo di capire quanto questi ragazzi siano disponibili e motivati. Ti può capitare di lavorare il mattino, pomeriggio, la sera e anche il sabato, la domenica, sempre su turni. Sarebbe un problema? La domenica mattina di solito la partita con la squadra mia, quindi magari no. E sarebbe un problema per te lavorare su turni anche la sera, il fine settimana? Dipende che orario. Ma se ti dovessi dire qual è il sogno della tua vita? Non so, diventare un bravo avvocato. Cosa hai in mente come piano per raggiungere questo obiettivo? Dovrò rimettere a studiare. Non so. Allora, abbiamo preso in prestito questo scorcio, era una puntata di Piazza Pulita un anno fa e avete sentito, era una serie di colloqui che venivano fatti per appunto lavorare in una pizzeria. Non è sempre così, naturalmente queste sono alcune risposte, però spesso viene detto che è così, ovvero che tanti ragazzi in particolare rifiutano poi di sottoporsi magari a turni, lavoro la domenica, non si presentano nei colloqui, tornano indietro, insomma sono quelli che forse la Fornero definiva ciusi, non mi ricordo, insomma bamboccioni, ciusi, abbiamo sentito un po' di tutto ed è sempre sbagliato generalizzare, però partiamo da qui perché di lavoro e di lavoro
nella fattispecie poi giovanile e della mancanza del lavoro per i ragazzi si parla sempre molto. Intanto vi introduco gli altri due ospiti che ci hanno raggiunto, che sono, anzi siamo noi che raggiungiamo loro perché sono fuori. Marta Fana è a Bologna ed è una ricercatrice e autrice di Non è lavoro, è sfruttamento. Buongiorno Marta. Buongiorno a voi. E a Milano invece c'è Jacopo Perfetti, scrittore, imprenditore, autore di questo libro Inventati il lavoro, sopravvivere alla fine del posto fisso e svegliarsi ogni mattina con il sorriso. Perfetti, inizio da lei. 1981, imprenditore, insegna imprenditoria presso la Bocconi, ha passato gli ultimi 18 anni della sua vita a inventarsi il lavoro e lanciare nuove iniziative imprenditoriali in diversi settori, da internet all'arte, passando per il food, l'editoria, la strategia, il marketing. Ha sviluppato progetti per brand come Adidas, Branca, Campari, Eni, la Rinascente, Moleskine. Da sempre appassionato d'arte, ha prodotto mostre e progetti, autore appunto di tre libri. Come si fa a svegliarsi con il sorriso? Innanzitutto il lavoro che noi facciamo, come tutti sanno, occupa gran parte del tempo della nostra vita, quindi per me è sempre stato un non senso fare qualcosa che non ti dia la possibilità di realizzarsi, anche perché il segreto per svegliarsi ogni mattina con il sorriso è fare un lavoro che ti dia la possibilità di essere la versione migliore di te stesso, quindi di realizzarti come persona e come professionista. Invece molto spesso finiamo per fare lavori che ci fanno svegliare la mattina magari con delle preoccupazioni, oppure andare a letto arrabbiati per come è andata la giornata. E molto semplicemente io, come soluzione per raggiungere questo stato lavorativo, propongo la possibilità concreta di inventarsi il proprio lavoro, quindi di essere il cambiamento che uno vuole vedere nella propria vita professionale. Marta, lei si sveglia con il sorriso? Ma io solitamente sì, però ecco, dipende quante possibilità uno ha per diventare imprenditore di se stesso e anche, se vogliamo, le capacità, no, di dire io sono un imprenditore e ce la faccio a reggere. Uno dei problemi che vediamo in Italia è proprio questo: abbiamo una massa di autoimprenditori, micro e lavoratori autonomi che appunto non resistono, soprattutto perché poi vanno a lavorare, ma c'è davanti sempre una commessa, che sia un committente o che sia un consumatore. Quindi ecco, diciamo che il sorriso c'è anche quando poi magari si fanno 3-4 tirocini di fila a 350 euro al mese, e non è tante volte una scelta, come non è una scelta poter diventare imprenditore di se stesso, perché non ne vale neanche tante volte la pena, ecco. Senta Marta, noi abbiamo visto prima quei colloqui anche un po' sorridendo, no? Davanti a alcune risposte di alcuni giovanissimi ragazzi. Potevo lavorare da Italy, ma avevo le vacanze, ho preferito andare in vacanza. Puoi lavorare il sabato e la domenica, bella domenica no perché c'ho la partita. È sbagliato sorridere sopra quelle risposte? È comunque un loro diritto pensare ad un lavoro già da così giovanissimi, con dei ritagli, diciamo, per una vita personale che resti intatta senza che appunto diventi una corsa ad ostacoli perenne? Ma allora, sicuramente diciamo il diritto ai tempi di vita dovrebbe essere garantito. Poi uno lavorando i ritmi e appunto gli hobby o quello che è anche le vacanze li rimodula sicuramente. Detto questo, però appunto la cosa che fa invece sorridere è come una persona su 23 non si presenta a un colloquio, e poi ci troviamo una generazione che invia mediamente 200 curriculum e magari ha soltanto una risposta indietro. Quindi vediamo appunto che il rapporto di forza è abbastanza sbilanciato, quindi io riderei al contrario. Una cosa che non si diceva mai in questi colloqui è quale sarebbe stata la contropartita, cioè i turni, per quanto andiamo a lavorare, perché lavorare appunto anche il sabato e la domenica con l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e quindi gli straordinari pagati con le maggiorazioni, i serali pagati con le maggiorazioni, di questo non si dice. Quindi ecco, la risposta poi è abbastanza relativa. Sicuramente i tempi di vita devono rimanere cioè, un diritto. Ravetto, allora, perché questo, noi parliamo di campagna elettorale, delle banche, della Boschi, del caso, questo è un tema, no? Questo è il tema. Questo è il tema, forse insieme all'immigrazione. Questo è il tema, lei ha ragione, negli altri paesi si valutano i governi, l'efficacia dei partiti, dei programmi, esclusivamente sul tasso di occupazione dei giovani e il tasso di occupazione in generale. Quindi indubbiamente noi abbiamo dei tassi di occupazione e di disoccupazione giovanile che sono
inaccettabili. Io mi sento di assolvere i giovani non per ragioni elettorali, anzi si dice che i giovani votano più un altro partito, quindi insomma sono, non posso essere attaccato ai conflitti di interessi, perché poi bisogna vedere cosa ti danno in cambio. Che sì, ok, va bene, una magari non vuole lavorare la domenica, perché se lavorasse la domenica, e sono d'accordo con lei, che cosa le si dà in cambio? Qual è il salario che effettivamente questi ragazzi hanno? Perché se uno va a Londra, trova nella maggior parte dei locali di Londra camerieri italiani. Se infatti vanno, perché guadagnano un sacco di soldi, cioè, e lavorano le notti, lavorano le domeniche, lavorano i sabati. Quindi qua purtroppo si va in una situazione, per carità, non solo italiana, perché poi uno dovrebbe poter allargare ai nuovi sistemi, per cui si dice no, le grandi multinazionali in qualche modo stanno abbassando il livello dei diritti e dei salari in generale, perché c'è un abbattimento dei prezzi e bla 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 bla, bla. Però io rimango una liberale, per cui penso che in questi casi si dovrebbe dare una risposta di competizione virtuosa, no? Più che di, però effettivamente ci sono anche delle aree di nessuna regola che andrebbero probabilmente regolamentate. Sì, 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 assolutamente. Guardi, mi ha intrigato molto questo articolo dell'antitrust americana di una economista che due settimane fa ha scritto un articolo interessantissimo. Negli Stati Uniti la posizione dominante delle società non è valutata come in Europa, cioè di per sé, per cui si dice se tu sei in posizione dominante tu in qualche modo violi la concorrenza. No, negli Stati Uniti si dice tu anche se sei in posizione dominante non violi la concorrenza purché il consumatore ne abbia un beneficio diretto, cioè se tu hai abbassato i prezzi al consumatore io non ti sanziono. Stanno tornando indietro perché si stanno rendendo conto che strutture grandi, non faccio nomi ma la faccio lei, magari portano un beneficio diretto al consumatore finale, per cui poi domani ci troveremo un sacco di ragazzi di 19 anni con l'iPhone però senza lavoro, perché possono comprarselo ma non trovano il lavoro, e però distruggono tutta la filiera di intermediazione, quindi creano lo sfruttamento lavorativo in alcuni casi, abbassano i salari e quindi creano questo sistema. Cosa dobbiamo fare noi della politica? La chiave qua è una sola, a parte tutto il discorso sulle decontribuzioni, eccetera, bla bla bla. Se non si cresce più del 2% in un paese non si risolve il problema dell'occupazione, è provato da tutti gli economisti, è la crescita la chiave, per cui bisogna liberare le risorse per la crescita. Si parla sempre di taglio della spesa, investimenti sull'impresa. Purtroppo non si sono visti, non si sono fatti, non voglio entrare nella polemica politica, però su questo andrebbero misurati i prossimi programmi, cioè non sul giustizialismo, non sul pauperismo. Guardi, mi occupo di immigrazione, sì anche sull'immigrazione, ma soprattutto qual è la ricetta migliore che viene proposta dai singoli partiti per l'occupazione. Noi ne abbiamo una, gli altri ne hanno un'altra. Marcucci. La situazione del paese è complessa senza dubbio in termini occupazionali e anche in termini di crescita, perché nessuno di noi è soddisfatto anche comunque in termini di sviluppo, no? Perché sì, questi ragazzi poi vanno incontro a dei lavori anche punto, lo vedo come la conseguenza. Credo che in questi anni si sia fatto molto. Il mio giudizio su questi 4 anni e mezzo di governo è che ha invertito la tendenza, il paese ha ricominciato a crescere, è in una situazione disastrata e disastrosa in termini di conti pubblici ma anche di approccio generale. Si sta riprendendo fiducia, contemporaneamente al calo dei consumi c'era l'aumento dei risparmi, vuol dire che gli italiani che avrebbero potuto consumare avevano paura a consumare, a spendere, per cui non spendevano e creavano un circolo vizioso, insomma l'economia andava molto male. Oggi si è ripartiti, ci sono state delle azioni molto utili a supporto dell'impresa, il calo delle tasse, i superammortamenti, un incentivo agli investimenti. Poi devo poter replicare soprattutto sul calo delle tasse, sull'IRAP, cioè, comunque cose comunque importanti, non sufficienti. Secondo me un provvedimento rispetto all'occupazione più importante di tutti è quello che mette in prima fila nell'azione formativa ed educativa dello Stato il rapporto tra mondo della scuola e mondo del lavoro. Molto contestato. Scusate, ma avete istituzionalizzato il lavoro gratuito facendo questa cosa con la buona scuola. Scusi, che l'alternanza scuola-lavoro. Guardi, sarei arrivata a quel punto, diciamo, in autonomia, perché stavo dicendo, provvedimento molto criticato. È lavoro gratuito. Provvedimento molto criticato da parte di alcuni sindacati, da alcune forze politiche e da alcune organizzazioni e da molti singoli. Io credo invece che la strada sia quella. Io credo che un passaggio formativo che qualcuno può individuare, ma ciò
che veniva denunciato ora avviene solo quando non c'è adeguata capacità di controllo da parte delle istituzioni scolastiche e da parte del personale preposto che è previsto dalla legge. Quindi il problema spesso in Italia è che si fanno i tirocini gratuiti in maniera consecutiva infrangendo la legge. Allora bisogna innescare un meccanismo da una parte dove la nostra formazione, la nostra cultura ci porta al rispetto della legge, dall'altra i controlli ci obbligano al rispetto della legge. Altrettanto sul rapporto scuola-lavoro, un provvedimento importante che darà dei frutti. Sulla carta è un'opportunità. No, non solo sulla carta. Io sono presidente della commissione in Senato si occupa anche di scuola. Mi sembra che ci siano dei risultati che sono incoraggianti, ci sono delle istituzioni scolastiche. Poi l'Italia è grande, che funzionano rispetto a questo, che fanno accordi con aziende che permettono ai ragazzi di prepararsi e di guardare al tessuto socio-economico del loro territorio, scegliere il percorso formativo in modo che ci sia un approdo consapevole e quindi anche di soddisfazione. Perché la grande frustrazione quando viene? Quando uno studia per un percorso... per un percorso... Volevo chiedere se aveva un figlio che fa l'alternanza scuola-lavoro. No. Io sì. Studia per un percorso, la frustrazione più grande viene quando studia per un percorso e poi va a fare magari il pizzaiolo lavorando la domenica, invece ha studiato, si è sacrificato. Dopodiché un po' di senso e di sacrificio rispetto al lavoro dei giovani forse va spinto. In qualche anno l'abbiamo un pochino perso. Secondo me è un valore poi la faccio replicare. Fana, volevo sentire anche Maggi, però, perché Perfetti nel suo libro scrive il libro che ti spingerà definitivamente a cambiare datore di lavoro, quello nuovo sarai tu. È tutto molto bello, ma poi quando uno vuole mettere in piedi un'impresa per conto suo, ancora in questo paese è un po' più difficile. Laravetto diceva prima, Londra si fa in 48 ore con una serie di procedure online, si riesce a aprire un negozio, poi vengono a controllare se minimamente hai fatto qualcosa che non dovevi, il negozio lo chiudi in 2 giorni. Ma questa è un'aspirazione, un'ambizione molto bella, evidentemente non può riguardare tutti. Diciamo, nel mondo e nel mercato globale le aziende più moderne e competitive sono quelle nella quale maggiore flessibilità e produttività produce salari più alti e un coinvolgimento maggiore dei lavoratori, una partecipazione maggiore anche a livello organizzativo, quindi ad esempio nella definizione dei turni di lavoro in modo che siano più compatibili con la vita delle persone. In Italia abbiamo 2 grossi problemi. Rispetto a quello che è accaduto negli ultimi anni come effetto della globalizzazione, diciamo semplificando. Uno, i centri per l'impiego non funzionano. Questa è anche la parte del Job Act che non ha, che diciamo più deficitaria, più mancante. Le politiche attive per il lavoro non hanno funzionato, bisogna investire di più lì. Se noi guardiamo ad esempio rispetto alla Gran Bretagna, lì si investe molto di più, ma si misura il risultato del singolo addetto del centro per l'impiego in termini di quante persone segue e con premi all'interno del centro per l'impiego se riesce a trovare lavoro. Quelle due parole, merito e burocrazia. Ed è ribaltato il rapporto su quanto invece si spende in sussidi. Da noi si spende 10 volte di più in sussidi rispetto alla Gran Bretagna e 50 volte di meno in investimento in centri per l'impiego. E l'altra questione è il welfare. Avere un sistema di welfare che tuteli i più giovani per quelle fasi della vita in cui si perde il lavoro, perché se ne possono cambiare molti, si parla tanto di pensionati perché sono quelli che votano di più, certo. Ma il problema della povertà nel nostro paese riguarda le persone dai 18 ai 40 anni. Sì, però spesso lo sai che negli ultimi 10 anni i pensionati hanno sostenuto il welfare e le spese di quei giovani che sono trattati così, e quindi occhio chi ha sostenuto i pensionati sono stati quelli che lavorano e che la pensione ma non l'avranno mai. Oggi hanno mantenuto i nipoti, sta attento, proprio perché non si è risolto il ma problema. Ma io capisco giovani, che tu dici così perché i pensionati sono quelli che votano di più, ma noi non riporteremo mai ad avere fiducia nelle istituzioni chi ha 20-25 anni se non facciamo una riforma del welfare. In assenza di welfare l'unico welfare è quello familiare. Se non facciamo una riforma del welfare, ma questo sono d'accordo. Una riforma del welfare che consenta di avere un aiuto a chi oggi scivola verso la povertà, e sono i ventenni e i trentenni nel nostro paese. Allora, Perfetti, una volta che un ragazzo o una ragazza ha coltivato l'approccio, il tuo approccio imprenditoriale, in un capitolo del suo libro coltiva il tuo approccio imprenditoriale, poi però se questo approccio lo mette in campo qui nel nostro paese,
È semplice, è difficile, insomma, non si scontra con la burocrazia, con una serie di lacci, laccioli, anche con il chiedere un fido in banca, che è quello che dicevamo prima. Cioè, no, non sì. È esattamente uno step indifferente, anzi, spesso e volentieri è il primo step ed è il primo muro che si incontra. Allora, sì, assolutamente è difficile, a volte è impossibile, però quello che emerge dal, non tanto dal mio libro in sé, ma dalle storie che racconto all'interno del mio libro, nel senso che all'interno del mio libro racconto storie di decine e decine di persone che in Italia si sono inventate il lavoro, ovvero hanno fatto fronte a una crisi personale e professionale mettendosi in proprio, è che spesso quando qualcosa di impossibile è necessario, cioè vieni messo di fronte alla necessità di doverti inventare il lavoro, allora questa necessità rende l'impossibile possibile, ovvero trovi il modo per realizzare il tuo sogno, tra virgolette, lavorativo. Per quanto riguarda le possibilità, io penso che anche in Italia adesso ci siano moltissime possibilità, per due motivi. Uno, dobbiamo secondo me superare l'idea che mettersi in proprio, inventarsi il lavoro sia un concetto locale, nazionale. Oggi attraverso internet, attraverso la globalizzazione si ha la possibilità di avere un target, un mercato di riferimento molto più ampio. Due, per quanto riguarda l'accesso al credito, ci sono due punti importanti da dire su questo. Allora, punto primo, adesso per lanciare una propria iniziativa imprenditoriale servono molti meno soldi di un tempo. Moltissime iniziative imprenditoriali che adesso valgono miliardi di dollari, penso ai classici, ai grandi classici tipo Airbnb, sono state lanciate con 30.000 euro, ma anche Grom è stato lanciato con una cifra molto bassa, perché oggi le tecnologie costano molto meno, ci sono molti più strumenti, all'interno del mio libro ne cito addirittura 200 di strumenti che uno può utilizzare per inventarsi il lavoro. E poi anche l'accesso al credito più tradizionale, quindi quello delle banche, ci sono moltissime forme di finanziamento, prima fra tutte quello delle start-up innovative, dove l'accesso al credito è molto agevolato, quindi adesso si possono avere anche dei finanziamenti bancari con agevolazioni che un tempo non c'erano. Quindi io sono molto ottimista, anche perché penso che il pessimismo sia un lusso che non possiamo più permetterci, nel senso che o ci mettiamo del nostro, o siamo ottimisti, entusiasti, oppure tendenzialmente non riusciremo a far rigirare. Sì, ma anche a Londra, se sei un pessimista pigro che si rassegna e si lamenta e basta, prendi solo pizza in faccia posto che servirla a tavolo. Marta, allora anche sul punto prima, no, che ti ha suscitato appunto scuola-lavoro, uno sfruttamento, lo hai definito, un lavorare gratis, perché un'opportunità di portare dei ragazzi per un tot di ore, mica per sempre, a frequentare un posto di lavoro, un museo, un McDonald's, ci metto tutto, insomma, diventa negativo per te? Ma diventa negativo nella misura in cui è un obbligo incondizionato ad accettare un lavoro gratuito. Non è vero che i giovani non lavorano, noi abbiamo una massa di studenti lavoratori già al liceo abbastanza elevate, in estate tutti hanno fatto, comunque la grande maggioranza degli studenti, gli stagionali, sì, sfruttati più o meno secondo i livelli, ma retribuiti. Secondo, appunto, noi abbiamo una visione di inserimento nel mondo del lavoro che è sempre basata sull'offerta, no? Sull'occupabilità dei ragazzi, quando davanti ci ritroviamo una delle domande di lavoro privata più scarse d'Europa. E crescere in periferia, crescere appunto quelle periferie non soltanto sociali ma anche economiche, crescere al sud dove la domanda di lavoro è zero, c'è un deserto, io posso studiare qualsiasi cosa, ma la prima risposta è forse non serve studiare perché il lavoro non c'è. E questo è anche la mancanza di visione e di miopia da parte del Ministero. Noi ricordiamoci che i campioni dell'alternanza sono McDonald's, Zara, cioè quello che noi pensiamo essere il lavoro del futuro per i nostri giovani non è la tecnologia, come si stimola la produttività e come si gestiscono, no, i macchinari del futuro per accrescere la produttività, ridurre l'orario di lavoro, liberarci dal lavoro, ma è quello di andare a fare i commessi e i camerieri. E questo proprio lo dice in qualche modo qual è la visione politica. Noi ci ritroviamo giovani in alternanza scuola-lavoro che fanno le stesse cose che facevano i loro colleghi, perché l'alternanza scuola-lavoro non nasce con la buona scuola ma esiste dagli anni 60, solo che prima era volontaria e retribuita,
E quei posti erano appunto una domanda di lavoro retribuita, anche a rimborso spese, i tirocini curriculari, per carità. Detto questo, però appunto alternanza scuola-lavoro non può essere considerata l'inserimento e il disciplinamento, diciamo, di fasce di 1,5 milioni di studenti. Quando prima abbiamo visto quei messaggi e quei curriculum dove appunto mancava l'italiano, ma per entrare nel mondo di lavoro a pieno titolo servono le competenze linguistiche, e cioè tutti i dati OCSE e PISA ci dicono questo, studiamo. Poi se siamo filosofi o contabili impareremo a fare quella cosa specifica che ci chiedono le aziende, ma l'importante è che le aziende chiedano lavoro o che lo Stato lo chieda, perché poi quello che stiamo andando incontro, ad esempio, faceva gli esempi nei musei, è che prima c'erano i dipendenti, poi sono arrivati i ragazzi laureandi che facevano i tirocini per la tesi, adesso abbiamo l'alternanza scuola-lavoro a gratis, quindi capiamo che c'è proprio una sostituzione verso il basso. Però vorrei anche rispondere sulla questione delle piccole imprese, la burocrazia e l'autoimprenditorialità. In Italia, rispetto al resto d'Europa, storicamente abbiamo una quota di lavoratori autonomi e quindi appunto di autoimprenditori più alta, diciamo, degli altri paesi, grossi paesi, diciamo, partner o competitor europei, no? Quindi la Germania, la Francia e l'Inghilterra, e non mi sembra che vada bene. Questo è abbastanza spiegato sia dai dati che dalla teoria economica. Le start-up non funzionano, ne resiste una su 1 milione, cioè non hanno la capacità espansiva, perché per quanto credito possano avere non sarà mai un credito in qualche modo sostenibile in termini di volumi per appunto creare quegli investimenti in tecnologia, in processi, tali per cui queste aziende poi rimangano effettivamente a galla. Poi dico, io vivo in Francia, la burocrazia è, se non come quella italiana, forse anche peggio, se vogliamo, eppure il problema non si pone, perché appunto la questione non è... I centri per l'impiego in Italia sono disinvestiti, noi abbiamo in Italia 9.000 dipendenti dei centri per l'impiego, in Germania ne hanno 81.000, in rapporto alla popolazione comunque c'è una differenza enorme. In Italia si è sempre privilegiato, fin dal pacchetto Treu, di finanziare le agenzie di somministrazione, che poi oggi hanno pieni incentivi, possono assumere col 20% meno dei salari, con inquadramento molto più basso, possono anche applicare i contratti rumeni, eccetera. Noi continuiamo a dire che il pubblico non va bene, perché il pubblico abbiamo sottratto le risorse, le competenze, e il blocco del turnover ci dimostra anche questo, se vogliamo. Quindi ecco, come dire, non possiamo dire che c'è il malato, allora cioè, ammazziamolo subito, perché questo si sta facendo col settore pubblico in Italia, e in più appunto abbiamo dei centri per l'impiego dove ci sono dei precari tipo Italia Lavoro, di cui non sappiamo neanche più che farcene, perché abbiamo svuotato quel sistema della funzione democratica, che era proprio l'incontro della domanda e offerta di lavoro, e non è una punizione il premio o meno all'addetto specifico, cioè è noi come intendiamo il lavoro, qual è il lavoro di domani, cioè come creiamo, certo, e come sviluppiamo questo imprenditoriale, e anche una funzione di domanda di lavoro da parte pubblica. Ricordiamoci che abbiamo 2,2 impiegati pubblici in Italia contro una media europea percentuale del 4,3, ma assumiamo i giovani ingegneri e tutti quei medici che stanno facendo lavoro gratuito dentro gli ospedali. Assumiamoli. Poi però voi ve ne andate a lavorare fuori, lei che fa in Francia? Ma io ho finito un dottorato di ricerca. Brava, complimenti, ci vediamo dopo la pubblicità. Allora, volevo chiedere un'ultima cosa a Marta e a Jacopo, perché oggi il Sole 24 Ore, diciamo così, lancia 4 profezie sul futuro del lavoro. La prima, l'intelligenza artificiale non creerà una nuova schiera di disoccupati, qualcuno dovrà pur farli questi robot, le macchine non si costruiscono da sole, quindi su questo i paesi devono lavorare. La seconda, non si sceglie più la città giusta per lavorare, ma quella più giusta per vivere, grazie alle nuove tecnologie. Il lavoro del futuro sarà sempre più un lavoro in remoto, quindi al di là di dove uno è, apre un computer e può lavorare. La terza, il lavoro di domani ha bisogno di un sistema scolastico nuovo, e qua più o meno ci siamo, diciamo che Marta soprattutto lo ha detto, un nuovo metodo di studio e per questo un nuovo metodo di lavoro. E poi la quarta profezia è se il posto di lavoro sarà in remoto, l'inquadramento del lavoro sarà autonomo, si sta per aprire l'era del freelance, si sta per aprire, direi che si è già aperta da un po'. Jacopo, è così? Le vedi queste 4 profezie? Allora, se ho un attimo per commentarle velocemente, sì. Ti dico, ok,
La prima, sono d'accordo, ci sono moltissimi pensatori, anche abbastanza illuminati, che sono terrorizzati da un futuro dominato dall'intelligenza artificiale. Io non penso che sarà così, per il semplice fatto che la mia paura non è tanto che la macchina inizierà a pensare come l'uomo, ma eventualmente che l'uomo inizierà a pensare con la macchina, ovvero smetterà di pensare. Quindi il vero tema, secondo me, è come continuare a costruirsi lavori che possano essere fatti solo da uomini e vedere la tecnologia e l'intelligenza artificiale come uno opportunità e non come una minaccia. Sulla quarta invece, che è quella che forse mi riguarda di più, io penso che noi siamo già ampiamente nell'era del freelance, che poi può essere chiamato partita IVA o quant'altro. Ci sono diversi studi che dicono che in America nel giro dei prossimi anni quasi il 50% dei lavoratori sarà autonomo, sarà indipendente. In Italia siamo già mi sembra che ci siano 3 milioni e mezzo e si calcola un tasso di crescita molto, molto alto. Per cui io penso che il lavoro sarà più sempre indipendente, anche da dipendente noi dovremo comunque metterci del nostro e inventarci appunto il lavoro. Poi, scusami, gli altri due punti quali erano? Il secondo e il terzo? Dunque, il secondo e il terzo erano, il secondo non si sceglie più la città perché se si lavora da remoto ovviamente è assolutamente indifferente la condizione di vita, il terzo era il sistema scolastico nuovo. Allora, il sistema scolastico assolutamente va riformato. Io sono d'accordo sul fatto che l'alternanza scuola-lavoro sia la direzione giusta. Dopodiché ci sono sicuramente delle problematiche che dipendono però secondo me più dalle aziende. Cioè le aziende non devono vedere questa opportunità come un'opportunità di sfruttare, ma devono, e dall'altra parte gli studenti devono pretendere di crescere. Detto questo, secondo me è necessario avvicinare il mondo della scuola al mondo del lavoro, perché il servizio che vedevamo all'inizio sulla pizzeria è l'ennesima, dal mio punto di vista, dimostrazione che i giovani non hanno idea di cosa sia il mondo del lavoro, e quando entrano nel mondo del lavoro magari scoprono che non sono così speciali come li hanno fatto pensare, scoprono che devono innamorarsi della fatica di realizzare le loro idee, quindi devono lavorare duro e che le cose non si cambiano dal giorno al domani. Purtroppo viviamo in una società della gratificazione istantanea, dove pensano che basta un filtro per cambiare la realtà, quindi è molto importante che si scontrino con la realtà il prima possibile. E invece sul tema del lavorare remoto, assolutamente, anzi, infatti questo secondo me è una grossa occasione per l'Italia, perché in Italia obiettivamente si vive benissimo, cioè il paese forse più bello al mondo dove vivere, lavorare forse un po' meno, nel senso che è difficile, però come dicevo prima, se noi vediamo il mercato del lavoro in un'ottica globale, quindi abbiamo la possibilità di lavorare ovunque, è bello anche stare in Italia. Marta? Allora, sulla questione della robotizzazione dell'economia in generale della società, ci sono varie stime e ad oggi non possiamo davvero, io non mi sento in grado di dire se distruggerà più occupazione di quella che ricrea. Sicuramente è vero che i robot vanno prodotti, e però per produrre robot significa un ingente massiccio investimento in ricerca e sviluppo, è cosa per esempio che l'Italia non fa, quindi noi questi robot li dovremmo semmai comprare e di conseguenza essere subalterni anche dal punto di vista tecnologico, perché poi appunto quali robot produciamo? Cioè, vogliamo che tutta la società sia robotizzata? Forse no, perché abbiamo bisogno di legami sociali, di tessuto democratico nei quartieri, quindi anche quella è una scelta ed è una scelta abbastanza politica. Poi appunto per produrre i robot ci sarà bisogno di decine di migliaia di ingegneri, di informatici, di economisti, di enologi eccetera, certo, eccetera. Questi però sono tutti studenti appunto che vanno formati, e vanno formati nella disciplina, cioè come conoscenza, come sapere, che poi può essere applicata, no, all'intelligenza artificiale, eccetera. Quindi riformiamo la scuola, ma io vorrei tanto che la scuola appunto ci facesse studiare la storia del Novecento e non avere dei programmi che finiscono alla Seconda Guerra Mondiale, certo, non arriviamo neanche alla Prima Guerra del Golfo. Quindi studiamo la Costituzione, così che questi ragazzi quando si presentano ai colloqui, oltre alla fatica, sanno pure quali sono i diritti minimi costituzionalmente garantiti, le ferie, la malattia, un reddito, un salario. E sulla questione, vorrei dire, della... no, dell'economia, della società, dei freelance, qui secondo me c'è anche un abbaglio teorico. Io posso essere freelance perché lavoro da casa, ma chi è che decide quanto devo lavorare, dove sono i turni, come è organizzato il lavoro e soprattutto come si redistribuisce poi questo enorme valore aggiunto da parte dei robot? Perché i robot ci dovrebbero liberare dalla fatica, dal lavoro, ma il prodotto sociale, il valore aggiunto vero e proprio, come viene distribuito? Harvard, in uno
degli ultimi articoli in merito diceva una cosa che ovviamente è quella classica: governerà il mondo chi avrà la proprietà dei robot. Allora vogliamo chiedere e cominciare a pensare che questi robot siano o debbano essere, sia nella scelta del come, quanto produrli e per fare cosa, anche di una proprietà collettiva che redistribuisce quindi quel prodotto, quel valore, eccetera, eccetera. E di conseguenza sulla questione, no, se siamo tutti freelance o meno, dobbiamo capire qual è il contenuto reale dell'autonomia e della libertà poi nel lavoro, e dall'altro però non obbligarci in qualche modo a un lavoro che è inutile perché appunto ci saranno le macchine soltanto chiaro, perché Marta, non riusciamo poi ad avere. Sarebbe bello vedere davvero nei programmi della prossima campagna elettorale dei vari partiti dei punti proprio specifici su tutto questo. Allora facciamo un ultimo passaggio che riguarda l'attualità politica, perché sapete che ci si avvia verso l'approvazione del biotestamento, invece lo Ius Soli probabilmente non ce la fa, insomma leggiamo questo oggi anche perché è stato calendarizzato come ultimo punto. Maggi, il titolo di Avvenire oggi è questo: leggi sprint finale e priorità sbagliate, e l'editoriale di Marco Tarquini è una fine ingloriosa, gli ultimi atti della legislatura, subito in aula le DAT, al palo lo Ius Culture. Naturalmente su questo voi da sempre vi battete e per questo vi battete, Marco invece Cappato c'è a nostro avviso la possibilità processo a Milano per esatto, c'è a nostro avviso la possibilità in questo scorcio di legislatura di conquistare finalmente anche per il nostro paese una legge sul fine vita, in particolare sul testamento biologico. A nostro avviso non è la legge ottimale, ma comunque significherebbe un passo in avanti. In cosa? Nel rispetto della libertà di scelta, della libertà individuale dei cittadini, di quello che è scritto ma purtroppo non riesce ad essere sempre attuato poi nella vita concreta, nella nostra Costituzione: la libertà di cura, la libertà di scegliere i trattamenti sanitari a cui si vuole o non si vuole essere sottoposti in determinate condizioni, di poterlo fare con la certezza giuridica che questo sarà vincolante e sarà rispettato. E poi noi non ci piace mettere in competizione diritti, tant'è vero che oggi manifesteremo alle 15 per lo Ius Soli, perché a nostro avviso va tentato fino all'ultimo di trovare le condizioni politiche anche, per approvare entrambi i provvedimenti. Bravetto. Sì. Allora, Forza Italia ha lasciato libertà ai propri... Penso che Forza Italia, almeno le parlo della Camera perché il Senato abbia dato un'indicazione di voto. Allora, sullo Ius Soli siamo assolutamente contrari, la ritengo una legge sbagliata, la ritengo una legge sbagliata il 70% degli italiani. Quindi sarebbe uno scandalo, cioè ogni partito la metta nel suo programma elettorale, il PD la metta come programma elettorale, noi siamo convintamente contrari e poi ci si scontri su questa partita. Sul biotestamento io ho votato a favore perché il mio partito, anche se ha dato un'indicazione di voto, cioè Forza Italia ha dato l'indicazione di voto del no per dei motivi che non sto qua a elencare, ma che rispetto, non la questione alimentazione e idratazione, ha lasciato però ai parlamentari che ritenessero di non poter votare così la libertà di votare diversamente. Io mi sono ho utilizzato questa possibilità, quindi sono grata al mio partito. Ho votato a favore della legge anche se vedo delle problematicità, per esempio la DAT a tempo illimitato, secondo me la dichiarazione di consenso del soggetto dovrebbe essere verificata durante il corso della vita, però ritengo, come il collega, che visto che queste situazioni purtroppo oggi già avvengono nel privato con delle responsabilità di soggetti che sono lasciati soli dallo Stato, insomma lo Stato deve prendersi la responsabilità almeno di dire che questi soggetti non avranno responsabilità penali, non andranno incontro a dei processi e possono esaudire la volontà dei loro cari senza avere, diciamo, dei problemi poi collaterali. Allora Marcucci, tra l'altro c'è una sua intervista proprio sull'Avvenire e il titolo è questo: sulla cittadinanza, pronti all'ok anche a Capodanno. Allora, il testamento... Ma volendo si può fare, spingendo un po' sui tempi? Fino a che non, fino a che non sono sciolte le Camere. Ci sono un sacco di emendamenti sul biotestamento della Lega, abbiamo pieno titolo, quindi teoricamente sì, praticamente dipende ovviamente dalla volontà politica. Io credo che sia il testamento biologico sia lo Ius Culture, io preferisco chiamarlo così perché lo Ius Soli è una cosa diversa, sono due leggi di civiltà, due leggi moderne, due leggi democratiche sulle quali vale la pena fare una battaglia. Non è stato messo lo Ius Culture ultimo per cui non lo faremo, è stato messo per ultimo perché sappiamo che ad oggi in aula del Senato non c'è una maggioranza che lo possa approvare, mentre sembra sul testamento biologico questa maggioranza
maggioranza ci possa essere, per cui una maggioranza parlamentare. Questi sono provvedimenti, del resto la scelta di Forza Italia lo testimonia. Dove diciamo non c'è una maggioranza rigida di governo, si cerca un accordo. Il testamento biologico è un primo passo, è una buona legge, va nell'ottica di dare responsabilità agli individui e di permettere la libertà di scelta, quindi un passaggio importante. Sullo Ius Culture confermo, secondo me vale la pena di tentare di provare. Grazie a Marta Fana, grazie a Jacopo Perfetti, a Maggi, grazie. Marcucci e Ravetto. Adesso c'è Andrea Pancani, Coffee Break. Noi ci rivediamo domani mattina e continuiamo a parlare di biotestamento.